Il gioco all'italiano è tornato, perché lui ha i due terzini, adesso come li chiamano, il terzino destro, il laterale destro, sì. Chiamali come vuoi, sì, ma il discorso è sempre quello. Ecco, intanto che ce l'ho io, il problema è... Ce l'hanno gli altri. Io la palla, gli altri hanno il problema, esatto, togliermela via. Parliamo del Perugia. Parola lungo domani, Sì, appunto. Fino a mezzanotte e oltre, lo sai? Poi là. Porterò la brandina allora. Nakata, Rafaić, giocatori che possono fare con le loro giocate la differenza, possono mettere in difficoltà chiunque. Se non succede uno scangeo, se non capita chissà quale cosa, il Milan vince a Perugia e vince lo scudetto. Gino, è più su uno scangeo, che vuol dire? Che vuol dire? No, c'è nel Piacenza un giocatore assolutamente straordinario, che si chiama Pietro Viarkovo. Quasi la tua età. No, quasi. Veramente eccezionale questo ragazzo. Sei più giovane tu forse. Sì, più giovane, sì. Ho meno capelli. Moralmente, come stai? Sicuramente bene, però voglio dire, avverti una particolare situazione? Hai bisogno di un fazzoletto, me lo stai chiedendo come fosse un... Beh, io sono molto teso. Sono molto... No, ma Tiziano, non per altro. Sono molto teso, sento la partita. No, è una partita molto difficile. No, ma è una partita importante, è chiaro che siamo tesi, però, insomma... siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, è chiaro che siamo davanti a un sogno. È stato un campionato il tuo strepitoso, non è piaggeria. Una rivincita nei confronti di tutti coloro che dicevano che eri finito. Non erano tanti quelli che dicevano che ero finito, dai, insomma, credo che qualche campionato al Monza avrei potuto ancora farlo, alcuni dicevano così, no. Però un campionato sapito. Bene. Costa Curta non dà l'idea però di essere molto preoccupato di Caviedes. No, infatti è quello che ha notato. Caviedes penso che invece l'assist stia un po' più preoccupato. Domani Costa Curta, Maldini.